No. Dovevano agire chirurgicamente. Colpire uno per educarli tutti, proprio come quella frase che aveva messo sulla pagina Instagram. È un grande racconto fatto sostanzialmente di personaggi. Di personaggi che non sono semplicemente descritti, ma sono personaggi parlanti che agiscono. E ovviamente noi non ci avvaliamo dell'artificio delle vocine e quindi non ci sono delle interpretazioni rispetto ai personaggi, però c'è la possibilità di sentire il pensiero enunciato di questi ragazzini, della grande massa eterogenea di adulti che li circondano, perché si parlano continuamente. E quindi penso sia interessante in questo gioco continuo di dialoghi, di parole dette, di pensieri enunciati, che lo spettatore attraverso l'ascolto possa figurarseli. Li avevano trattati da bambini che pensano di essere camorristi. Gli uomini che gestivano le piazze dai tempi di Cutolo avevano riso in faccia a Nicolas e ai suoi. È un invito che lancio, perché dico sempre che non importa il mezzo, l'importante è leggere. Adesso un libro lo ascolti, lo apri, lo osservi, te lo mangi, l'importante è non perdere il contatto con la lettura. E magari questa operazione qui può avvicinare anche i più giovani, anche perché la rappresentazione dei personaggi è quella di un'adolescenza più che turbolenta, e quindi potrebbe essere interessante forse proprio per quella fascia di età, attraverso la spiegazione, il racconto, la lettura di questo romanzo, capire che a diverse latitudini del mondo c'è una gioventù abbandonata, c'è una gioventù molto vicina a loro, eppure per alcuni aspetti lontanissima. Mi auguro si incuriosiscano rispetto a questo. Non funzionava niente. Capitava che i ragazzi non riuscissero nemmeno ad avvicinarsi a chi gestiva la piazza. Il libro lo avevo già letto. Però, da addetto ai lavori, io mi permetto di sfruttare questa occasione bellissima con Emons anche per fare un esercizio di lettura a prima impronta. So che può sembrare avventato, però da una parte, dal punto di vista tecnico, è una sfida elettrizzante e poi, secondo me, restituisce a chi ascolta una freschezza che non è data dalla premeditazione. Cioè non c'è uno studio scientifico sul libro, non c'è la determinazione di passaggi piuttosto che di un climax. A me piace questo, anche perché essendo un lettore assiduo, quando leggo mi piace scoprire le cose in fieri e dunque per restituire questo godimento devo far sì che avvenga nel momento stesso in cui chi metterà il CD ascolterà.